Sei finito nella squadra sbagliata. Eliminato. Oh, bel tentativo. Grazie. Grazie, messere. Grazie. Dov'è? Piu. Oh, cosa? Era questo? Oh, 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 oh. Allora, come la mettiamo, figliolo? Addio, testolina. Ma è impossibile. Mi ha beccato sui denti proprio. Cosa? Ha messo lo scudo davanti. E si è difeso con onore. Oh, 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 oh. Vincerò. 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 Oh, 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 è rimasto solo lui. Vieni qua, bello. Tocca a te. Ma quanto ci metti a mettere quella freccia? Mamma mia. Veloce. Veloce, ragazzo. Non mi prenderai mai, ragazzo. Ehi, hey, gente, questo è il video del benvenuto sul canale con una puntata di Mountain Blade Bannerlord. Riprende l'avventura del grande Vio Vanquitus in questo continente tutto da conquistare. E siamo qui a Picaon, dove avevamo vinto praticamente un torneo. E adesso che cosa abbiamo? Dobbiamo andare all'Antas a recuperare la nostra taglia sui banditi. Cosa vuole il gatto? Cosa vuole il gatto? Ruba ai ricchi? Vediamo. Cosa? Talk, vediamo che cosa vuoi. You want something from me? Ah, pensavo fossi una lei. Chi sei tu? Se io sono Vio e tu chi sei? Sono Eutos, chiedi in giro a me. Imparerai che sono qualcuno con cui non dovresti cazzeggiare. Mai sentito di te? Ho sentito che hai qualche problema. Beh, cerchiamo di essere seri, che perché ho avuto un'idea. Potresti essere in grado di aiutarmi. Hai mai visto Menaclis, il ceramicaio? Quello lì che crea i vasi. È veramente un mercante ricco, molto ricco, ma non molto onesto. E non è giusto che qualcuno senza morali abbia così tanta ricchezza, no? Ho un piano per ridistribuire un po', quindi qual è il piano? Menaclis sta cercando altre spade per proteggere le sue caravane. Quelli sono... Ok. Perché lo faccia tu, ma uno dei tuoi compagni con una grande abilità con la spada e abbastanza cervello dovrà preparare un'imboscata. E fare il lavoro con 12 combattenti. Ci divideremo il bottino e butterò un piccolo bonus per te. Nah, questa è una cosa cattiva. Una cosa cattiva, maledetto. Non voglio diventare... Aspetta, posso andare al castello? Ah, devo pagare. O sei abbastanza famoso o ti metti a pagare, come sempre. Andiamo all'Antras, va? Quali sono i modi per imporre la tua capacità, il tuo nome in questo impero? Uno dei modi è praticamente metterti a lavorare per i ricchi, per i grandi lord, per i nobili. Un altro è conquistare un castello, ma lì veramente diventeresti un bastardo, diciamo, reale e ti odierebbero tutti. Ci sono molti modi, però l'ultimo è il più difficile tra tutti. Perché ovviamente qua è ancora più difficile perché posso avere un massimo di 20 soldati nella mia banda. Aspetta qui per un po' di tempo. Intorno a mezzanotte devo andare all'Antas ed eliminare i bastardelli. Ecco che cosa vuole. Ah, capito. Cioè, dove sono loro? Sono lì, sono 14 arcieri. Ok, questo non è un bene. Cerchiamo di nasconderli tutti dietro l'edificio. Abbiamo bisogno di essere un pochino... Oh, ma lì c'è un cancelletto. Mettiamoli tutti qua. Così. Sono 14 arcieri, quindi i maledetti ci faranno il culo nella lunga distanza. Perché sono bot, con line bot. Non ha preso nessuno! Ah, fanculo. Stanno barando palesemente questi maledetti. Ok? Cosa? Di nuovo? Mio Dio, l'arco in questo gioco? Ok, finalmente ho beccato qualcuno. Pure ho guadagnato un livello come premio. Sono così scarso. Adesso li facciamo caricare i nostri ragazzi. Vedete? Loro sono distratti. Nel ginocchio, brutto idiota. Ok, adesso noi andiamo da dietro e li uccidiamo tutti. Ah, bastardi! Aia! Preso. Ok. Ok. Vieni qua, bello. Così, da dietro. Guadagniamo esperienza, guadagniamo esperienza. Oddio, mi stanno prendendo. Difesa, ragazzi. Sono il vostro re. Sono il vostro datore di lavoro. Devo vivere. Non mi dovete uccidere. Ho guadagnato medicina tagliando la testa a qualcuno. Va bene. Ho perso qualcuno? Ho perso 10 ragazzi. Oh mio Dio. Ah no, io ho perso 5 ragazzi. Ok, ho vinto. Buono, buono.
Ho perso 5 soldatini. Voi sarete le mie troiette adesso. Senza pietà. Sapete qual è un altro modo per diventare parte di un kingdom? Guardare chi sono le persone importanti. Quindi P, no, J. E vedere chi sono le persone importanti. Tipo sposarmi con le persone ricche. C'è anche la gente morta? Baldim di Vio Van Kittons. Ah, queste sono tutta gente. Taria era probabilmente la mia sorellina. Io sono Vio, il grande capo. Poi c'è Nozom. E il paparino chi è? Ah, sono i genitori. Taria la madre. Era la madre di Vio. È stata uccisa dai cattivi in una taverna. La cosa orribile è che dopo un combattimento le mie truppe sono sparse, quindi ho la velocità di movimento ridotta per circa 6 ore. È una cosa che dà fastidio, essere onesti. Il fatto è che è troppo corta. Mi serve una spada lunga, effettivamente, ragazzi. Spada. Spada with a narrow fuller. 103 di lunghezza. 71 di lunghezza. Questo è carino, eh. È un arco migliore, no? No. E come faccio? Posso distruggere 50 di difficoltà, quindi io posso arrivare a... Ah, mi faccio una lama... Hai capito? Flat blade. Questo? Mi serve il metallo giusto e così via. Hai capito? E mi faccio la roba più figa del mondo così. Altrimenti... mi scelgo tutti i pezzi giusti. Così. E poi faccio forgia. Però non ho abbastanza materiali, perché mi serve uno di legno, uno di carbone, 4 di ferro e iron. Però c'è raffina... Ok, il hardwood può essere trasformato in carbone e così via. Minchia, sembra Skyrim. Voglio proprio vedere che cosa succede, perché vorrei veramente avere un po' di più di capacità, però non voglio assumere dei compagni per avere più capacità nel mio inventario. Vediamo. In taverna, vendi tutti i prigionieri. Visita la taverna. Vediamo se riusciamo a reclutare dei compagni. Qualcosa che... qualcuno che sappia gestire le truppe. Allora, questo cos'è? Schiavista... Friduna la nera. Ok, che cosa vuoi, Friduna? Pace a te, straniero! Peace to you, stranger. So, if you come any closer, I may stick a knife in your belly. As one cannot be too careful these days. No, non mi piace come mi hai parlato, eh. Ti devi inginocchiare di fronte al tuo re. Questo è un inizio. Ta-ta-ta-ta. Non ho bisogno di qualcuno come te. Ok, vieni con me. Sembra essere una mercante, lei. Poi... gli attrezzi sono bellissimi soldini. Madonna mia, sono il miglior mercante della storia. Oggi abbiamo già 8.900 monete. Stupendo. Però posso entrare nel castello corrompendo le guardie. Dobbiamo solo capire chi è che valga la pena corrompere. Ok, questi sono belli. 19 di armatura ai piedini. Belli, belli. Accetta e joina. Allora, iniziamo da quello a sinistra, tanto quelli stanno combattendo tra di loro. E questa è un'armatura abbastanza pessima. Picchiamolo! Ammazziamo lui! Ammazziamo lui! Oddio. Ok. Cosa? Sono lenti ad attaccare. Ah, l'ho ucciso. Aveva meno vita del previsto. L'ho inginocchiato. Mi è piaciuto. Ok. Skip rounds. Bet. Tutto. Accetta. Gioca. Forza. Oddio, c'hanno anche i cavalli. Uccidiamo quello a cavallo. Cosa mi ha preso? Cioè, non hai preso l'altro, hai preso me, maledetto stronzo. Dobbiamo uccidere quello a cavallo, mi sa. Uccidiamo lui. Ok. No, mi ha rubato l'uccisione, maledetto. Come ti permetti? Dobbiamo uccidere quello a cavallo assolutamente. Proprio un dito in culo. Maledetti. Grazie per l'aiuto, soldato. Grazie, eh. Grazie. Oh, finalmente. Ce l'hai fatta. Alla buon'ora. Adesso cosa ci manca? Ci manca solo quello stronzo cavallo che giustamente è il dito in culo. Perché è quello più lontano. Mo ci inchiappetta il nostro arciere. Stronzo. Quanta vita? Ci ho fatto 57 di danno, quindi è quasi morto. Vediamo se riusciamo a recuperare delle robe da lanciare. Non possiamo. Non ci riusciamo. Maledetto. Vieni qua, stronzo! No. Bastardo. Oh, l'abbiamo... stronzo! Vieni qua, il tuo culo è mio! E il tuo culo è mio! Pezzo di merda. Muori! Abbiamo vinto. Senza lancia è difficile far impuntare il cavallo. Se abbiamo una lancia e lo colpiamo da davanti, il cavallo teoricamente si dovrebbe bloccare. Perlomeno era così nel vecchio Warband. Ma ogni volta mi devi cambiare l'armatura? Ottimo, ottimo, ottimo aiuto, eh.
Sempre le pippe c'ho io in squadra, eh. Maledizione. Ok. Maledetti. Maledetti. Perché mi hanno dato una pippetta in squadra. Bastardi. Oh, ok. Sei fottuto, ragazzo. Sei fottuto, te l'ho detto. 2 contro 1. Il migliore. È che sono lento, mi serve più atletica. Mi serve di più. Velocità di movimento sarebbe il meglio proprio. Ok, è rimasto solo un arciere imperiale. Gli facciamo il culo. Però non vedo i nobili. Nel vecchio gioco almeno i nobili giocavano. Qua apparentemente è una roba per... una roba per pippette. Con quell'armatura dove vuoi andare, ragazzo? Pippetta. Abbiamo vinto di nuovo. Il campione incappucciato. Ok, 1620 come al solito. Non sto guadagnando un cazzo. Una volta si guadagnava molto di più. Hanno deciso di nerfarlo a bestia. Perché effettivamente guadagnavamo troppo nel vecchio gioco. Però nel vecchio gioco c'erano le armi che costavano 30.000 qua. Non riesco a permettermi niente. Anche se non costa niente. Perché non c'è niente di qualità. Fanno tutto cagare. Fa tutto cagare proprio. Se faccio qualcosa qui, non ci guadagno niente, vero? No. Guadagno solo focus. Guadagno solo focus che mi serve per guadagnare di più. Cioè per attribuire più skill. Però non mi incrementa in alcun modo le abilità. Ok, qui posso fare qualcosa. 3% di velocità di movimento più 5% per le tue truppe. Qui invece 5 di vita e 5 vita a tutte le tue truppe. No, no, meglio questo. Meglio questo, il movimento è molto importante in combattimento. Ok, e direi che posso attribuire anche a uno di focus. Ah, ma focus serve anche per... serve anche per imparare più in fretta. Ah, allora sì, leadership dovrei attribuire qualche cosina perché non sto guadagnando un cazzo. Anche charm non sarebbe male. Ma non ho più alcun focus. Ok, direi di dare il mio prossimo punto a... o a combattimento o a endurance, che dite? Rende più facile imparare tutte le abilità con... ok. Con le spade, mentre questo... beh, effettivamente, scouting. Non è male questo. Roguery. 20% guadagno per i banditi nella tua squadra. Potrei diventare un bandito, ma questo magari una sfida alternativa lo farò. Ora come ora, sì, andiamo per questo. Atletico e smiting. Smiting lo imparerò finché non utilizzerò io. No, questo non mi piace, non mi piace, non mi piace. Però in realtà muoversi non è male. Maledizione, non lo so. Andrei di questo, almeno impareremo a combattere qualcosina. No. Ci ho ripensato. Lo so, sono indeciso. Ma perché ne ho uno ogni 40 livelli, ma ti sembra? Ok, dovrei attribuire anche questo a qualcosa. Quindi attribuisci questo qui e questo qui, così saremo più bravi coi cavalli. Siete fregati. Non è vero, sei un brigante. Non mi mentire, maledetto. Vieni a pagare col sangue. Figlio di troia. Sì, però alla fine, all'inizio, conviene viaggiare, comprare roba, venderla. Cosa? Ma perché dovrei gestire i miei deployment? Che me ne frega. Dove sono i ragazzi? Sono solo 8. Sono solo 8 corpo a corpo. Vediamo se riusciamo a beccarli in faccia. Ullala, il pisello. No! Adesso di beccarlo al ginocchio come minimo. Maledetto. Vediamo se riusciamo a prenderlo in testa. Ah, al pancio. Al pancio! Oddio, mi vogliono lanciare le pietre! No! No, il mio cavallo no! Oh! Cosa? Ma è orribile, sta spada è cortissima. È cortissima, maledizione. Dove sono le spade lunghe che c'erano su Warband, maledetto? Ok, ho beccato qualcuno, ho perso 5 di vita. Sì, effettivamente la manovrabilità dei miei... del mio cavallo è orribile. La spada è cortissima. Non ci puoi fare niente. O usi la lancia, se no scendi giù da cavallo. Ok. Oh, che bel balletto che mi ha fatto. Non mi rubate le uccisioni, ragazzi miei. Aia. Mi ha sfiorato il cervello con la pietra. Bel tentativo. Sai cosa? Ti becco in gola. No! Ho visto la saetta della freccia. Mio Dio. Vai, ragazzo. Sono scappati? Sono morti? Sì, sono morti. Ne è valsa la pena. Non abbiamo perso nessuno. Sono un po' di vita io. Ma non... abbiamo vinto. Va bene comunque.
Well, and who do we have? Stai zitto, scemo, dimmi che cos'hai. Ok, non puoi aiutarmi, non hai abbastanza truppe. Ho 20 soldati onorevoli che vogliono morire per te, pezzo di merda. Dovresti... Oh, posso... ho beccato proprio la città col torneo, alla grande. Va bene, va bene. Ok, facciamo un altro torneo al volo, dammi un'armatura decente, perché veramente questa da 22 mi fa un po' ridere. E soprattutto magari una spada... Blader? Oh mio Dio, ce l'ho già ed è migliore di questo. Questo fa cagare. Ok. Ah, sono io. Ok, 4 contro 4, inizio con l'arco. Guarda questo. Piu! Cosa? L'ho mancato. Signore, scenda da cavallo. Cosa? Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Cosa? Ronzo. Oddio, siamo arrivati. Ah, siamo rimasti solo noi. Piu! Cosa? Ma è impossibile. Mi ha beccato sui denti proprio. Cosa? Ha messo lo scudo davanti. E si è difeso con onore. Oh, 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 oh. Vincerò. 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 Oh, 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 è rimasto solo lui. Vieni qua, bello. Tocca a te. Na, 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 na. Bastardo. Ma quanto ci metti a mettere quella freccia? Mamma mia! Veloce! Veloce, ragazzo! Maledetto. Via, via, via. Ci dobbiamo solo allontanare. Oh! Piaciuto? Maledetto. Così. Non dobbiamo farci prendere da quella lancia, se no siamo fregati. Nel culo! Nel culo. Maledetto. Non mi prenderai mai, ragazzo. È il miglior torneatore mai visto. Ok, skip. Non me ne frega niente degli altri. O sono io o non me ne frega niente. Join. È rimasto. Ok, finalmente mi hanno dato un arco e una spada. Non un cacchio di arco. Sì, ci metti troppo a mirare con l'arco. Non so che cosa... C'è morto. C'è morto sto tizio. Forza. Bullismo. È mio. Oh mio Dio, l'ho decapitato. Sì, una cosa orribile, dovrebbero esserci gli smembramenti in sto gioco, invece mancano. Ok, il duello all'ultimo. Forza! Forza, ragazzo! Su chi scommettiamo? Allora, nei commenti, chi è quotato di più? Chi vincerà? Il cavaliere bianco o il cavaliere nero? non azzeccano un colpo. Oh, l'ha preso, attenzione! Attenzione, il cavaliere bianco in vantaggio! È in vantaggio! Doppio colpo! Ok, gli sfiora l'orecchio sinistro. È ancora in piedi il ragazzo. È ancora vivo. Si mancano. Evidentemente il cavaliere... Oh, il cavaliere nero è morto! Ha vinto il cavaliere bianco! Alla grande, ragazzo! Sono contento di averti nella mia squadra. Sei il migliore. Oh, perché miri come se mi volessi picchiare a me? Che t'ho fatto? Oh, 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 oh. Sul muso? Bastardo. Grazie per il supporto, ragazzo. Come l'ho ucciso? Maledetto. Grazie per il supporto, eh. Ancora che conto su di te. Dio mio. Che scarso. Questo è il compagno più scarso che abbia mai avuto. Ok. Joy, ultimo round. Prima eri il mio compagno di squadra, ora sei diventato il mio nemico. Ullala. Addio braccino. Addio ragazzo. Troppo facile, troppo facile. Troppo facile, folla, forza. Lanciate le teste. Voglio vedere gridare, voglio vedere la gloria. 1650. Guadagnato di più apparentemente. Minchia, quant'è lontana sta città di Pornos? Più veloce, cavallo. Più veloce, su via. Però tecnicamente mi potrei comprare quel cavallo da 7000 monete. L'unico problema è che è un acquisto, diciamo, voluminoso per il mio portafoglio. È un investimento come comprare una macchina, dici? Eh sì, effettivamente ho bisogno di una macchina nuova, però quella che ho adesso tira ancora. Quindi non so se sono pronto a vendere, a comprare una nuova macchina. In ogni caso, vendi tutta la birra, vendi tutta la pottery. Ma l'ha venduta per meno di quel che mi aspettavo. Bastardi, erano delle voci di merda. Non è la verità. Vediamo che cosa mi vendono. Cosa vendete, ragazzi? 7100 di cavallo. 71.000 dollari? Ma stai scherzando?
Io mi lamentavo dei, 40.000 sul vecchio gioco. Non ho più cibo, maledizione. E sta roba, mi prendi per il culo. Dammi del grano, maledetto. Il cibo costa un botto in questa città di merda. Ok, vediamo una cosa. Eupitor, il... la capra, parlali. Yeah, you want some... Stai zitto, scemo. Sì, sento che hai bisogno di un problema. Ho preso degli oggetti. Sono venuto in possesso degli oggetti, di un gruppo di oggetti, non ti dirò come li ho presi. Li ha rubati. Ma non li posso portare al mercante locale, li ha rubati. E quindi come ti posso aiutare? Te li vendo per 546, sono 6 carichi di argento. Beh, teoricamente 90 l'uno. Però io non voglio, non comprerò mai da un ladro, levati scemo. Non mi metterò mai in affari con un pezzo di merda come te. Allora, leviamoci. La taverna è... Oh, c'è un altro torneo. La taverna è gratis in questo gioco, carino. Perché comunque 12 monete costava circa 20 monete a notte nel vecchio... In Warband però qui. È carino così anche. Ho 11.000 monete. E un arco mi costa 70.000. Ed era un arco che neanche lo potevo utilizzare per i fatti miei, solo a cavallo. Oh, questo è carino. 26 di armatura alla testa. Bello. Join. Che cosa... Che armi mi hai dato? Vieni qua. In testa. Oddio, l'ho mancato. Tutti a cavallo meno che me. Alla grande. Uccidiamo l'arciere. Uccidiamo l'arciere. Sotto l'ascella proprio. Bello. Hai sbagliato squadra. Sei finito nella squadra sbagliata. Eliminato. Oh. Bel tentativo. Grazie. Grazie, messere. Grazie. Dov'è? Iu. Oh, cosa? Era questo? Oh. Allora, come la mettiamo, figliolo? Addio testolina. Vediamo se riusciamo a beccare quei due. Miu! Maledizione. Ma faffanculo. Ah no, li ho finiti, ok. Diciamo perché stavo tirando i pugni all'aria. Mi piace, sono incastrati. Dove stai andando? Vieni qua. Vieni qua. Maledetto. Guarda quello da dietro. Guarda questo da dietro. Suino bastardo. A tradimento proprio. Mi serve una lancia. Mi serve una lancia assolutamente per questi maledetti. C'era uno che aveva la lancia, non mi ricordo chi. No, ha tolto la spada. Oh. Ah no, è un javelin. Prendilo. Vediamo il colpo del destino. Mi sa che è il colpo del destino. Oh! Friendly fire. Ho beccato qualcuno. Stavo per dire, mi sa che è il colpo del destino beccherà l'imperatore. Stupendo. Ho beccato il mio alleato, l'ho ucciso. L'ho fatto squalificare. Forza ragazzo, vieni qua. Vieni qua ragazzo. Vieni qua che te la infilo su per il culo. Dove vai? Ah, sì. Bello. Ho vinto io praticamente. Si vanta pure sto stronzo. Ok. Bet su me stesso. Accetta. Gioca. I miei gatti hanno fame, ragazzi. Bello. Metti via quella roba. Addio, bellissimo. Ora tocca a voi. Guarda quello che sta vincendo. La schiaffeggia. Oddio mio, le l'ha infilata nel cervello. Stronzo. Ma che incredibile. Oddio, questo è duro. Joron? Chi è Joron? Che cazzo è Joron? Joron. Squalificato? No, è passato il signor Joron. Vuole un secondo round, vuole essere sculacciato per la seconda volta, Joron. Vieni qua, Joron. Ti spacco il culo, bello. Vieni qua. Dove credi di infilare quella spada, figlio? Oh, bastardo. Me la schifo. Dai! Chi è che deve morire? Ha un botto di vita sto stronzo. Ha un'armatura stupenda. Ha un botto di vita. Pronzo. Addio, bello. Addio, Joron. Per la seconda volta ti ho fatto il culo. Spero che tu abbia capito chi comanda. Catafratto imperiale. Catafratto. Ok. Va bene. Vediamo. A fondo della morte finale. Bastardo. Senti, catafratto. Bastardo. Ma quanto sei un nanerottolo sei. Ma scusami. 4 volte che lo voglio decapitare. Gli ho sfiorato il ciuffetto. Stronzo. Alla grande, quanto abbiamo vinto? 1710, sempre di più. Allora, Casira e Damitatis. Dove cacchio sono? Casira e Damitatis. Ehi, che ho fatto?
Prepara il tuo clan? Fatto? Che vuol dire? Cosa ci ho guadagnato? Qual era la ricompensa? Ho capito. Che cazzo ci ho guadagnato? Che la mia squadra fa ancora cagare, mi sa. 20. Non lo so io. Clan tier bonus più 25. Non è vero, è una balla. Total più 45. Non c'è un 45, ho solo 20. Non dire stronzate. Size limit mi dice 45, invece ne ho solo 20. Bugiardo che non è altro. Oh, oh, cosa c'è? Bello vederti. Sono contento. Sei scappato. Dov'è mio fratello? Che è successo? Calmati. Ti dirò tutto. Abbiamo trovato il tuo piccolo fratello e sorella. Ma mio vecchio partner, Galter, mi ha tradito. Siamo andati nel suo campo per negoziare per il rilascio di quei bambini. E ci ha traditi proprio lì. Eh? Che merda. Anche in questo posto tradire è veramente disonorevole, anche in questo lavoro. Sono scappato. Uno dei suoi uomini, un pochino più con i sensi di colpa, un po' più malvagio degli altri, mi ha tagliato i... un po' più in sensi di colpa mi ha liberato. E quando gli altri sdormivano, io sono scappato. Ma non posso che questo traditore viva. Quindi ho deciso di offrirti un affare. Non so dove adesso, ma se accetti, possiamo attaccarlo insieme per salvare i tuoi fratellini. Ma in ricambio, avrò il piacere di uccidere quel bastardo. Che mi dici? E come faccio a fidarmi di te? Ah, ti puoi fidare di me. No, non ti puoi fidare di me. Ma hai bisogno di me. E sono convinto che tu abbia abbastanza uomini per tagliare la mia gola abbastanza in fretta se ti portassi in una trappola. E non ho bisogno di fidarmi di te. Sei il mio veicolo per la vendetta, non il mio partner. Va bene, andiamo. Basta, basta, hai rotto il cazzo. Dimmi dov'è, basta. Parli troppo, fratello. Oh, 45, alla grande, ecco come si migliora. Ah, migliorando il mio clan. E quindi? Poi come miglioro il mio clan? Aspetta un attimo. Dovrebbe essere una roba tipo... Jay? Cosa devo fare per migliorare il mio clan? Sicuramente posso migliorare qualcosa della spada. 2 swing speed, 2%. E qui invece 5% danno con hacce e mazze. No, vado con questo. Mi piace di più. Swing speed. Sì, è carino. Sì, c'è anche quello dell'esercito, ma non me ne frega un cazzo. Interessa solo di me stesso. Allora, meno 15% del peso di armatura, più 4% di velocità di movimento per le truppe di livello più 3. Qui invece, più 10% di maneggiamento delle armi quando sei a piedi, più 10% del maneggiamento delle mani alle tue truppe nella squadra. Penso che sia meglio questa. Penso sia meglio questa, così quando sono bello armato, comunque riesco a muovermi veloce, mi piace. Mi piace, mi piace. Ma scusami, ho solo un punto focus, ho guadagnato? What the fuck? What the fuck? Quando è che diventerò bravo? Con l'arco invece faccio proprio cagare, eh? Facciamo così. Facciamo così e... non lo so, devo ancora capire come cavolo si guadagni... come si migliori il mio clan. C'era qui tipo qua? E come miglioro il mio clan? Compagni 1 su 4. Ma non ne avevo assunto un altro? What the fuck? Mi sembra di essermelo sognato allora. Ma come miglioro il clan? Domanda importante. Tu che cosa sei bravo a fare? Un cazzo. Un cazzo. Non sei capace a fare niente. Interessante. Non lo so. Ah, ok. Come si migliora next tier? Ah, con la fama. Ok, come nel vecchio gioco. La fama contribuiva nel vecchio gioco, ma non così tanto. Qua apparentemente contribuisce un bel po'. Mi piace, mi piace. Ok. Recluta delle truppe. Venite qui, ragazzi miei. Ottimo. E voi venite qui. Cosa vendi tu? Madonna, è costosissimo tutto. Forse il grano no. Quindi lo prendiamo. E poi esci di qua. Andiamo ad uccidere questi banditelli. Forza, più veloce. Più veloce. Oh, c'è un nascondiglio. No, tu sei un brigante. Devi morire. C'è il nascondiglio lì. Credo che sia quello di cui mi parlava il mio amichetto, dove sono nascosti i miei fratellini. Quindi, credo che l'abbia incontrato automaticamente perché... perché... coso? Dobbiamo metterli un pochino meglio piazzati, qui dovrebbe essere meglio. Dove sono i ragazzi? Sono tutti con l'ascia, con la lancia. Credo che sia stata una missione automatica che è partita perché ho raggiunto il livello 2 del clan. Quindi sono le missioni, diciamo, del gioco. Per non farti annoiare, molto interessante. Mi piace sta cosa del clan. Devo ancora abituarmi alla discesa del proiettile con le frecce.
Non avete niente da lanciare, ragazzi? Oh sì, ce l'hanno e come? No! Maledetti. Mi piace la velocità d'attacco. Adesso riusciamo ad ucciderli così. Oh mio Dio. La mia mira fa un pochino a desiderare. Cioè, se miro abbastanza, teoricamente si restringe e quindi un pochino miro meglio. Però devono essere tanti, se no col cacchio che li prendo. Più che altro è veramente lento la presa delle frecce. Veramente lenta. Cosa? Non l'ho preso? What the fuck? Vediamo se riusciamo ad uccidere qualcuno. Quella con la lancia era l'abilità più facile da livellare nel vecchio su Warband, in quanto praticamente scalava con il danno che infliggevi. E se eri in grado di caricare così un nemico disarmato, il danno che gli infliggevi era disumano. Era letteralmente di 200 e guadagnavi tipo 20 punti pro efficienza così, solo impalando un uomo, un poveretto. Andato. 105 danno. Sto diventando sempre più bravo, eh. Oddio, ancora vivo. Maledetto. Li voglio uccidere io perché almeno miglioro un po' con le mie abilità. Quello è ancora vivo. Ancora vivo. Maledetto. Ok, i miei arcieri stanno iniziando a fare lavoretti. Un po' di pulizia. Eh sì, devo mirare più in basso, se no non li raggiungo con questa spada. È troppo corta. Mi piacerebbe proprio una spada più lunga, ma non so quanto sarò in grado di permettermela. Ok. Qualcuno mi ha preso. I miei arcieri stanno facendo un massacro. Ci metto un botto a riprendere il controllo delle armi. Oh, poveretto. Forse li dovrei far caricare. F1, F3. Ti conviene scappare. Fidati di me. Ha appena capito, carica. Oddio. Sì, credo che sia questo il nascondiglio di cui mi parla il tizio. Questo qui. Quindi facciamo che andare direttamente qui ed eliminarlo. Ma se non è questo il nascondiglio. Ah, sì. Sei finalmente arrivato. Ah, poi delle piccole cose da dirti. Dobbiamo essere intelligenti. Calter è un bastardello. E sa tradirti nel peggiore dei modi. Quello che hai fatto, quello che hai fatto. Portami avanti. Ok, ma perché dobbiamo attaccarli di notte? Attacchiamoli di giorno, che cosa cazzo ti cambia? Io non lo so. Dobbiamo attaccare di notte per forza. Perché? Perché? Ma poi chi è sto Radagon? Che cazzo sei? Buh, va bene. Non era tipo il bandito che ho ucciso nel duello 1-1? Ma non l'avevo ucciso apparentemente, l'avevo solo battuto. E lui mi rispetta per quello. F1, F2 ragazzi. No. No. F1, F2 ragazzi. Al mio arco? Ok, eccolo qua. Vai! Piu! Addio. Quanta vita hanno? Ma 100 oppure... Sì, mi sa che ne hanno esattamente 100. Poveretto, 56 danno. Andato. Vediamo se riusciamo a beccarlo anche questo. Oh! Carino, le animazioni di morte sono ben fatte. Ben fatte, molto realistiche. Andiamo ragazzi, ci penso io. Ci penso io a questi ragazzi. Dov'è l'altro? Non c'è? Non c'è nessuno lì? Una cosa che mi piace anche è che se premo Alt mi mostra tutti... Tutte le bande, invece certe volte nel vecchio gioco li dovevi cercare, erano dietro una montagna e buona fortuna a trovarli. E suppongo di dover seguire il percorso principale delle varie capanne, prima o poi troverò dei nemici, no? Lì ce n'è uno tipo? Ah no, sono delle torce. Ma che cacchio è? Forza ragazzi, siete troppo lenti. Dov'è il maledetto? C'è qualcuno dentro la casa? C'è nessuno, è abbandonato sto cesso. Ci sono solo delle ceste. Sono degli intrecciatori di ceste queste, non sono banditi. Secondo me stiamo uccidendo delle persone così, che si nascondevano nel bosco magari perché erano perseguitati in base alla religione. Sotto il consiglio di sto tizio qua che malapena conosciamo. Ci credete che magari così? Stiamo uccidendo degli innocenti per sbaglio. Oh, nel culo? Ah, oh, c'è un arciere lì? Ah no, allo scudo. Oddio. Oddio, in gola! Anche questo in gola! Bello. Metti via la roba. Ok, questo è ancora vivo. Sei sicuro di volerti avvicinare? Sei sicuro? Metti via. Metti via.
Metti via. Idiota. Brutto deficiente. E chi altro c'è? Fighissimo, avete visto che quando lo becchi in gola... Oh, e poi si buttano. Bellissimo, molto realistico. Veramente, il combattimento lo sto adorando su sto gioco. Poi anche le meccaniche, molto carino. Proprio un mondo medievale, ben curato. Commercio, banditi e tutto. Solo che veramente, impugnare la freccia... Ok, sto diventando un po' più bravo col tempo, apparentemente. Ma ci mettevo un botto. Oddio, l'ho ucciso in un colpo. Oddio, in un colpo di nuovo. Ma secondo te io non vedo la tua pietra? Mi sto uccidendo in un colpo proprio. Stupendo. Ma sto migliorando. Oh sì. Athletic 66, arco 58. Questo è il cattivo? Sì, questo è un cattivo. Ok. Sono convinto dalla sua faccia di merda che non ci ha imbrogliati. È veramente un cattivo. Anche lui vuole un duello? Bastardi! Voi siete quelli, i fratelli dei miei catturati. L'ho visto Radakos con te. Lui lo sai che non può essere creduto. Ci ha portati qui, quindi dove sono i miei fratelli? No, non parliamo più. Uccidimi o ti uccido a te. È così che finirà questa cosa. Ti farò l'onore di duellarti e i miei uomini staranno via. Va bene. Vuoi combattere? Bastardo. Bastardo. Cosa? Con chi credi di avere a che fare, figliolo? Farmi incazzare. Allora, le mie troiette, siete pronte? A trasportare il grano? Stronzi. Abbiamo vinto. E non abbiamo perso nessuno. Alla grande. Venite qua, ragazzi. Per 5 monete l'uno, vale più che la pena trasportarvi. Oddio. Valgono un botto sti vestiti. Venite, venite. Avete trovato il posto giusto. Aspetta, ma io non avevo vinto nel metto in un torneo, tipo. Credo di sì. La tua relazione con i vicini è migliorata di 2. La grande. Ascolta, possiamo ancora parlare. Ti darò dell'argento. Hai detto che era una perdita di tempo. Sei proprietà di Radagos adesso. Oddio! Lo devo giustiziare? Sul serio? I knew you'd come. Great Evan. Damn, brother. Nothing can stop you. I love you, brother. Perché mi hai censurato una decapitazione? Oh! Sapevo che saresti venuto a salvarmi. Abbiamo salvato i nostri fratelli. Sono contento che tu stia bene, non mi rompere il cazzo. Ok, fratello. Stai attento. Prenditi cura di te stesso. Mentre esci, Radagon ti viene a parlare. Guarda cosa abbiamo qui. Sembra che tu abbia riavuto il tuo sangue del tuo sangue. Quindi il nostro accordo è finito. Ora sparirò di qui. Non fare in modo che la tua coscienza ti sporchi in modo da lasciarmi lasciare. Non tornerò a fare lo schiavo. Ho bruciato troppi ponti con i miei vecchi colleghi. Troverò un altro modo per guadagnarmi da vivere. Forse il mercenario. In ogni caso, forse le nostre strade si incroceranno di nuovo. Quindi, i tuoi uomini hanno ucciso i miei genitori? Veramente pensi che non sarai punito? Va bene, forse. Addio, Radagos. Posso uccidere qui, ma non lo riporterai in vita i miei genitori. Sì, voglio dire, se fosse nella vita reale, lo ucciderei senza battere ciglio. Non ci penserei minimamente, non avrei neanche collaborato con lui. Ma secondo me qui, se lo tengo in vita, ci guadagnerò qualcosa. Quindi lo lascio vivo solo per il bene di avere un futuro profitto, in quanto non è vita reale. Ma se fosse nella vita reale, ammazzerei immediatamente. Quindi lasciamolo andare. Alla grande! Tua sorella. Che cosa vuoi? Sì, è un buon problema. E come sai, spaccio, vendo uva. La produzione di quest'anno è stata buona, ma non riusciamo più a guadagnarci nel mercato locale. Non riesco tuttavia a mettere una caravana per vendere da un'altra parte, quindi ti propongo qualcosa. Vedi la roba a me per un discount? Potrebbe funzionare, se hai abbastanza soldi, ma non voglio rischiare con te. Riconosco 25 sacche di uva e probabilmente le troverai... Troverò un negozio vicino che ti pagherà un totale di 275. Questa è la mia offerta. Ti presto i prodotti e li vendi a qualsiasi prezzo li vuoi. Poi ti riporto 275 dollari. Sembra una semplice faccenda, perché non lo fai tu? No, non chiunque. Se hai un soldato di cui ti puoi fidare, allora lo farò di certo. Va bene. Va bene, vado io.
I would rather. Ok, glieli compro. Mi sembra un buon affare, dai. Poi gli devo portare i soldini, no? Se vuoi. Quella sembra praticamente il mio paggetto, quella tizia che ho assunto nell'episodio precedente. E niente, abbiamo liberato la nostra famiglia, adesso dobbiamo trovare un modo per parlare con i ricchi. Maledetto salvataggio automatico. La tua relazione con coso? Perché da 1 a 0? Perché mi odia? Che gli ho fatto? Coso? E cosa vuoi tu? Well, and... Chi se ne frega, chissà. Allora, hai bisogno di aiuto con un problema? Sì, qualche anno fa... Ah, devo eliminare dei banditi, ok. Nessun problema. Ok, nessun problema. Allora andiamo di qua, ma non prima di essere passati... Ah, che c'è? Che è successo? Ha raggiunto la... L'età di 14? L'età di 11, ha bisogno della tua guida. Che cosa vuol dire? Ah, ma sono i miei... Oddio mio, sono i miei fratellini questi. È vero che li ho liberati. Oh, Gesù. Che cosa gli devo dare? Una bella spada? Un bel cavallone? Sapete cosa? Voglio farlo diventare un genio. Adesso lui è bravo con... È bravo con il commercio. Così che cosa diventerebbe? Carisma? Nah. Spada non mi interessa. Non voglio altri soldati. I soldati li posso assumere. Mi serve qualcuno che sia intelligente. E che mi scambi un bel po' di roba. Quindi tattica neanche perché ci sono io. Ma ingegneria mi piacerebbe. Quindi diamo in ingegneria. Qui cosa gli diamo? Vediamo, tac. Sì, dai. Mercante, veterano. Oppure ingegneria anche di nuovo. Andiamo in ingegneria di nuovo. E dell'altro facciamo dottoressa. Mi piace, così avremo anche... Cosa serve il dottore? Il dottore serve invece per... diminuire la probabilità che le tue truppe muoiono quando vengono, quando arrivano con la vita a zero. Ok, qui diventa con l'arco, non mi interessa. Una mente acuta. La mente acuta. La sua resistenza. Ok. Sette per l'intelligenza. Tactics. Tactics. Steward. Steward. Steward non è male. Leadership no. Steward. Forse andremo per steward. Sì. Ok. Non so se valga la pena però. Vediamo. Vediamo se ho ragione. Assumiamo questi ragazzuoli. Soldati in più non ci fanno male. Il trasporto di roba in più. Dove stavamo andando? Ad Amistatis, se non sbaglio. Andiamo ad Amistatis, vediamo. E se incontrassi... Oh, 27, mi piace, mi piace. Vediamo, ragazzi. No, 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 no. Dove andate? Oddio, sono più veloci di me. Guarda che siete 48, tipo. Dai! Dai, sarà un combattimento che... memorabile. Che rimarrà nella storia. Vieni qui! Maledetto, sta scappando. È più veloce di me. È più veloce di me. Ok, l'abbiamo. Cosa? Ha la mia stessa velocità, sto maledetto. Non riesco a raggiungerlo. Maledetto! Fatti prendere. Aiutiamoli. Ah, l'avrei aiutato per farli guadagnare più. Aspetta, ma questi stanno attaccando un villaggio? Maledetti, non riesco a raggiungerli. Sono troppo lento. Anculo. Troppo lento. Da migliorare. Come? È già 12 anni. Ma quanto cazzo cresce in fretta? La mia sorella. Le diamo i cereali e gli ormoni? Mamma mia. Un giorno per me vale un anno per lei. Spiegami. Non so io. Allora, che cosa volevamo fare? Entra all'arena. Entra nel torneo. E gioca nel torneo. Facciamo un altro torneo. Veloce, veloce. Per vincere. E vivere per sempre. Di nuovo devo vendere tutta la birra e vedere se riesco a comprare qualcos'altro. E purtroppo dovrò fare così finché non entrerò, diciamo, nella leggenda. Oh, questa ce l'ho già, però la posso rivendere. Mi piace. Skip all rounds, bet. Accept. Join. Allora, mi piace. Uno contro uno. Cosa? Vicino alla guancia. Addio testa. Ancora vivo? No. E questo è scarso, guarda, dobbiamo far sopravvivere lui perché se... Ah, fanculo. È morto. Oddio mio. Mi piace sta cosa, però non riesco a capire come la faccio. Non riesco a capire come la faccio. Vabbè, non importa. Accetta. Join. Vediamo. Cosa?
Maledetto! Oddio, sono circondato dai bulletti. Picchiatevi l'un l'altro, mi piace. Ciao, bello. Cosa, ancora vivo? Questo maledetto mi sta staccagnando di botte. Magretto. Ma sta facendo un botto di casino. Ah, ma è un campione, si chiama Tipnos. Tinops. Maledetto. Addio, bello. Chi è rimasto? Ok, un nuovo duello. All'ultimo sangue. Chi vincerà, secondo voi? Oh, bello in sul muso. Vediamo. Oh, questo è finita per lui. Ah, fanculo. È ancora vivo. Ma di che cazzo sei fatto? Maledetto. Ah, ok, abbiamo vinto. Skip rounds, non me ne frega niente. Accetta, ma non sto guadagnando niente. Perché ormai sono quotato alto. Sono figo e forte. Oh là là. Bello. Quanta vita c'ha sto coso? Mamma mia, è un carro armato. Bestia. Ok, commetti. Alla grande. Forza ragazzo, sei rimasto solo tu, è finita, te lo dico io. Bastardo. Bel tentativo. Mamma mia che piroette hai fatto. Stupendo. Addio ragazzo. Ok, anche questa è andata. E suppongo che sia andata anche alla puntata. Perciò vi ringrazio per aver guardato fin qui ragazzi. Mi auguro di vedere nella prossima puntata di Mount & Blade Bannerlord. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.